Che sia arrivato un comunicato e presentato di nuovo, riconfermata la volontà del diritto d'intesa e poi del formatamento di squadre. Ciccio, come è andata l'assemblea? Ma l'assemblea ha confermato con una maggioranza schiacciante 16-4 la volontà da una parte di mantenere il diritto d'intesa e dall'altra di mantenere il format a 20 squadre, anche perché se tu guardi i campionati più importanti d'Europa, cioè quello inglese e quello spagnolo, sono a 20 squadre, per cui, come dire, è proprio quello il format che funziona, no? Poi dopodiché il resto, secondo me, quell'incontro in FIGC delle tre squadre non è stato molto ben visto, perché, come dire, secondo me la Lega è giusto che abbia una compattezza, perché ci sono dei diritti che la Lega ha e che deve avere, legati al fatto che la Lega di Serie A mantiene tutto il calcio italiano, e quindi è giusto che abbia un'autonomia che mantenga quel diritto di veto, che è giusto che abbia. E credo che il fatto di andare da soli, poi qualcuno ha detto ma comunque c'era il fatto che l'abbiamo parlato come vicepresidente UEFA, ma il timing è sbagliato, molte volte era un timing totalmente sbagliato. Io credo che sia... Ma questa spaccatura con Inter, Milan e Juve vi preoccupa? Ma non è che sia spaccatura, cioè diciamo che loro hanno avuto un atteggiamento sbagliato, secondo me, come per il resto dell'assemblea, tutti quanti, insomma, quindi credo che sia anche giusto, per essendo in un'associazione con 20 squadre, è giusto che tutti quanti rispettino, che ci sia un rispetto reciproco, questo è fondamentale, che in questo caso secondo me è mancato. Mi spiace dirlo, perché comunque sia ho rapporti molto buoni con tutti loro, praticamente, in particolare con Marotta, con Scarboni, però insomma non è stata una buona cosa. È qualcosa che può compromettere anche la fiducia di chi vi rappresenta nel Consiglio federale? Non lo so, adesso questo oggi non se ne è parlato, certamente diciamo che chi rappresenta la Serie A in Consiglio federale deve rappresentare il diritto di tutti, le idee di tutti, cioè non è lì a livello personale, ma a livello più corale, no? di tutti quanti, insomma. Qual è stato il clima in assemblea? L'atmosfera? No, ma non è stato un clima, il clima era assolutamente un clima cordiale, un clima civile, un clima senza toni alti, e questo direi bene, si è discusso in maniera positiva, però certo le cose che vi ho detto sono queste, insomma, ecco. È sembrata una superleghina quella che hanno voluto fare. Una superleghina in tre, quella era superlega, superleghina. Avete anche parlato delle proposte da fare per la riforma del calcio, ci può dare qualche punto di queste riforme? Beh no, questo lo lascio al Presidente, c'è un documento importante, molto articolato, molto ricco, che è nato, diciamo, dal contributo di tutti, quindi insomma, ma anche delle squadre che sono andate da Gravina in settimana, quindi insomma anche loro hanno contribuito al documento, non, per carità, questo è un contributo di tutti, come deve essere, cioè un contributo delle 20 squadre, di tutti quelli che partecipano alla Lega. Nessuno ha chiesto le dimissioni di Marotta, si era ventilato questa possibilità alla vigilia? No, assolutamente no, perlomeno io non ho sentito nulla di tutto ciò.